Un saluto a tutti e bentornati qui sul canale. E siamo tornati con un terzo episodio di queste riflessioni sul sim racing. E come avete letto dal titolo, questa volta affronteremo un argomento che mi sta particolarmente al cuore, anche perché vi racconterò una storia che ho vissuto io personalmente proprio nel mondo del fanatismo. È proprio qua, quando inizia il fanatismo e quando è passione. Questo lo dico perché molto spesso si legge sia su commenti di diverso genere, sia a miei personali, ma anche commenti in generale su altri canali o altre situazioni, si leggono a volte delle cose davvero, davvero un pochettino sopra le righe. E quindi ho preso spunto su questa, appunto, visto che noi abbiamo iniziato a fare queste riflessioni che ci aiutano e ci servono, almeno io spero sempre, ragazzi, che siano cose comunque formative, per me stesso in primis, ma anche con voi, e condividere queste esperienze insieme, perché la passione del sim racing, secondo me, qualsiasi passione, non è soltanto fare una determinata cosa. Ma voi immaginate, ovviamente, ogni volta che vi sedete in una postazione, quante emozioni vivete, dalle emozioni della gara, alle emozioni della sconfitta, alle emozioni della vittoria, l'arrabbiatura, l'incazzatura, scusate il termine, di una toccatina. Quindi non è soltanto sedersi e muovere un volante, ma ci sono veramente tantissime situazioni. E come ovvio, siamo tutti esseri umani, quindi come esseri umani abbiamo emozioni, abbiamo consapevolezza, negligenza, cattiveria, bontà. Siamo tutti noi un insieme di tutte queste cose, quindi è inevitabile che si creano le situazioni dinamiche che si creano nella vita di tutti i giorni. Quindi, tornando all'argomento principe, appunto, il fanatismo. Partiamo da un racconto mio personale, proprio della mia vita, che vi espongo qui, proprio per farvi capire dove io stesso ho toccato l'apice del fanatismo e ci sono cascato proprio con tutti i piedi, tutte le gambe, tutte le braccia. Quando ero un po' più pischello, diciamo tra i 25 e i 30 anni, ero, come tanti di voi magari lo sanno, comunque sono sempre stato un agonista a livello sportivo, quindi ero veramente preso in una maniera molto, ma proprio tantissimo. Ma non soltanto del mio sport particolare, senza ritirarlo fuori tutte le volte, però ho fatto diverse attività, facevo anche altre cose, e quindi in tutto questo mio fare, strafare, addirittura ho arrivato a un punto che esageravo, praticamente cosa è successo? È successo che io ero andato praticamente fuori di testa, cioè non riuscivo più, le persone le valutavo in base a quanto sport facevano. cioè vi rendete conto che io ero arrivato al punto di giudicare una persona senza conoscerla, semplicemente sapevo che quella persona non faceva sport, per me non, cioè era una persona inutile. Cioè, una cosa terribile questa. Mi vergogno a raccontare questa cosa, però l'ho vissuto davvero, l'ho proprio vissuto. Cioè, per me le persone che non erano praticanti, per me non valevano nulla, cioè erano persone inutili, che cosa serve uno che non fa un cazzo tutto il giorno? Cioè, ero arrivato ad avere un pensiero veramente brutto così. Pensate che io in quel periodo lì lavoravo, come tutti, e andavo a lavorare in bicicletta tutti i giorni e facevo circa una quarantina di chilometri in bici tutti i giorni, arrivavo a casa, poi andavo a correre, facevo i miei 10-15 chilometri di corsa, addirittura poi in tutto questo mettevo anche in mezzo i pesi, al sabato andavo a fare, praticavo anche alpinismo, cioè allucinante, tant'è che presi addirittura il fuoco di Sant'Antonio perché mi ero portato il fisico ad avere zero anticorpi, cioè il mio dottore mi dice bravo, proprio complimenti, lei è il numero uno, anzi mi dava del tu, mi diceva sei proprio un numero uno, perché ti sei talmente rovinato che ormai il virus della varicella, che si trasforma in herpes zoster, che a sua volta viene chiamato comunemente fuoco di Sant'Antonio, ha trovato radice, e quindi ho avuto tutto uno sfogo qui, e ho avuto anche male per diversi giorni, e ho dovuto curarmi. Tant'è che poi fisicamente ero anche inguardabile, cioè nel senso che guardandomi, ormai il fisico era entrato in catabolismo, cioè praticamente questo avviene quando il tuo fisico non ha abbastanza nutrimento ed è sotto sforzo, inizia a mangiare i suoi stessi muscoli. Quindi non avevo neanche più un fisico
bello da vedere, cioè ero inguardabile, ero secchissimo. Quindi quando io sento anche storie diciamo delle ragazze purtroppo che soffrono di anoressia, mi si illumina sempre qualcosa, perché comunque io non sono arrivato a quel livello ovviamente, però ovviamente capisco che nella testa delle persone scattano dei loop, delle situazioni che veramente possono essere devastanti. Fortunatamente ne sono uscito tranquillamente, non è che ero in una situazione grave, ho dovuto farmi seguire, no, assolutamente, ho capito i miei errori e da lì ho iniziato a ponderare le cose. Poi comunque il pugilato mi ha aiutato tantissimo, anche da un punto di vista, ho avuto un maestro che è stato anche un maestro di vita che mi ha insegnato molte cose e questo mi ha aiutato anche tanto. Ma tutta questa premessa io ve l'ho raccontata per arrivare a noi, perché come ripeto, purtroppo vedo spesso nei commenti, nelle situazioni veramente, che a volte proprio parlare dei sim racer, perché noi parliamo di questo, cioè poi c'è in tutto il mondo, in tutte le situazioni, come ho raccontato la mia di storia, ce ne sono miliardi di altri. Ma nel caso proprio del sim racing, effettivamente ci sono delle persone che sono al di sopra, cioè a parte il fanboy, lasciamo perdere che questo io lo trovo, senza offendere nessuno, ma lo trovo molto, diciamo, infantile, no? Nel senso che avere un titolo il mio preferito, che poi è giusto, uno può dire questo è il mio preferito, ma cioè tirare fuori a spada tratta, uccidere un altro, ovviamente in senso metaforico, uccidere una persona perché non è d'accordo col mio titolo, e mi sa molto di infantile e di immaturità. Quindi ovviamente tutto questo è uno step che si deve fare. Ovviamente, ecco, mi ricollego anche sul fatto dell'età. È anche vero che, diciamo, fino ai 30 anni, forse così in più, tutto è bianco e nero, cioè c'è poche sfumature di grigio. Poi si impara nella vita a forza di mazzate, si capisce che comunque esiste anche diversi colori di grigio. Poi ognuno di noi, poi giustamente, segue la propria iter e la propria strada. Ma tornando al discorso appunto proprio del fanatismo, nel sim racing purtroppo vedo, sento delle cose, delle persone che veramente sfiorano l'assurdità. Cioè perdono, secondo me, il gusto di ciò che stanno facendo. Perché dal momento che io, per forza di cose, devo avere un volante da 20 metri newton, oppure devo per forza, perché sennò poi non ho capito, perché tu non capisci. Cioè, ho assistito delle cose, cioè come sarebbe, io non ho capito, cioè capisco che uno mi può dire guarda che provando questo prodotto tu riuscirai ad avere questa sensazione, potrai fare questa cosa, sentirai meglio quella cosa, tutto questo è verissimo. Però io non posso pensare che io ho una mia postazione, però adesso no, perché se io non ho quella cosa lì, io non riuscirò mai a fare quel tre decimi in meno, o quel decimo in meno, o quel... Cioè, è questo che è terribile. Cioè, la competitività, la competizione, tutto questo è giusto, perché poi ripeto sempre, poi ecco ragazzi, mi raccomando, cioè io questo video lo sto facendo sempre perché poi ho visto che nelle riflessioni, prendo anche spunto, ho visto anche persone, se ne sono iscritte diverse per ogni video, ma se ne sono anche andate diverse qualche video, ma meglio così. Perché ripeto, io nel mio canale io non sono alla ricerca di chissà che pubblico. L'importante è che il pubblico che sia qua siano pubbliche persone aperte, di mente aperta, che abbiano voglia di discutere, di avere delle discussioni aperte, con criterio e senza essere padroni o chissà quale cosa. Quindi se non coincide il mio pensiero, il mio modo di esporre i pensieri o il mio modo di parlare, fa benissimo a disiscriversi da questo canale. Cioè, e questo sia poi chiaro per chiunque. Ma soprattutto il fatto che il mio canale, cioè le mie riflessioni che porto qua, sono riflessioni appunto di apertura, non di chiusura. Io non è che vengo qua e dico tu sbagli perché sei un pirla. Cioè, io vengo qua a discutere, come sempre, chiedo sempre i vostri pareri e soprattutto di rispondere dentro appunto
ai commenti, per poter interagire, per avere un dialogo di discussione. Solo così si cresce e si acquisiscono sempre nuove nozioni e si cerca anche di migliorare e di capire. Magari io adesso ho detto che trovo ingiusto e trovo sopra le righe una persona che mi dice: no, io non riesco perché se io non ho quei 35 metri in newton non potrò mai. Ecco, magari lui avrà la sua ragione anche a spiegarmi, cioè, io non è che, cioè. Però, come ripeto, il fanatismo, secondo me, e qui ci ricordiamo anche un vecchio discorso che abbiamo fatto sul divertimento, va a cozzare con questa cosa. Poi, come ripeto, le performance ci sono. Io vado in bici da corsa, ci sono persone che comprano bici da corsa da 16.000 euro, anche qualcosina in più con tutti i pezzi. Io ho una bicicletta da corsa che non è a quel livello, siamo intorno ai 5.000 euro, che è già una buona bicicletta, ma non è mai una bici. Però ci sono persone che mi dicono: ah, io se non... Però poi quando vengono in bici con me, non è che vanno più di me, eh? Cioè, anzi, qualcuno lo lascio anche indietro. Quindi dico, cioè, il fanatismo fin dove ci porta? Cioè, diventiamo schiavi di youtubers di turno che sponsorizzano e fanno, o siamo schiavi di aziende, cose che oggi purtroppo stiamo comunque vivendo? Perché ormai lo sappiamo, io sono un anti-SPA, cioè proprio lo dico chiaramente davanti a tutti voi, e sono ben contento di dirlo, e non, cioè, non ho nessun remore a dirlo, perché per me sono il male del mondo. Ma questa è una mia visione, e non sono certamente qua adesso a tirare fuori questi discorsi. Però, ripeto, cioè, e quindi noi cosa siamo? Siamo schiavi? Siamo schiavi di queste ideologie? Non siamo capaci di giudicare noi stessi? Non siamo capaci di capire se io sono portato per una cosa o no? Cioè, magari io non sono portato, magari io sono un cretino, posso avere anche un volante da 50.000 euro, farò sempre schifo perché sono una pippa. Cosa vuol dire questo? Cioè, è questo che dico, cioè, quando è che noi dalla passione diventiamo fanatici? Perché se non abbiamo quel visore lì, no, senza quel, ma no, ma io per comprare quel visore del cazzo lì, ma no, piuttosto sto senza. Ma cosa vuol dire? Ma cosa significa? Cosa vuol dire? Cioè, perché non vedo il dettaglio giù in fondo? Perché, ah no, ah cazzo, guarda qua, guarda lì che sfarfalla, e no, allora non posso fare il tempo. Ma, cioè, è questo che dico. Quando è che andiamo fuori parametro? Cioè, è questo che voglio condividere con voi. Cioè, qual è la cosa che ci fa capire quando, sì, è giusto investire per una miglioria mia, è giusto comprare, io adesso cambierò pedaliera sicuramente, quindi comprerò una pedaliera più bella e spenderò quello che dovrò spendere. Fortunatamente non ho problemi, scusate, per i budget, quindi quello che mi piacerà lo comprerò. Però questo non è un discorso, però non è che io adesso, ah, allora dovrò, ah, tre mesi quelle e poi, cioè, certo, la miglioria, ragazzi, ricordatevi sempre che non c'è niente di più vecchio che della novità. La novità è sempre esistita nell'antico impero romano, novità, carretti con le ruote di metallo, c'era già, è la novità, cioè la novità esisterà sempre, meno male che c'è. Però noi dobbiamo ragionare con la nostra testa. Il fatto qual è? Che purtroppo io vedo che ci sono persone, anche nei commenti, nei miei stessi video, che vedo che ci sono dei commenti che ho già sentito in altri video o in altri... Cioè, sono commenti che magari non sono manco parole tue, ma magari sono parole di uno che hai sentito. Cioè, quante persone magari commentano un video di chiunque, e magari non ha neanche visto tutto il video, ha visto solo i primi 5-2 minuti e decide già che è una cagata. E un altro lo segue. Cioè, questa è una cosa che comunque è devastante, perché noi stessi ci facciamo condizionare da delle cose che magari non esistono, non sono nemmeno vere. Cioè, è questo che dico, ragazzi, la nostra passione è importante, quella, è come il discorso iniziale dello sport. Lo sport è importante, lo devi fare per te, ma non devi giudicare gli altri, non devi considerare, no? E quindi devi fare le cose per il tuo meglio. Ma qual è il tuo meglio? È un prodotto o sei tu? Cioè,
E questo è il fatto, quando si vede il fanatismo esagerato, poi il non ascoltare, il precludere qualsiasi argomentazione, una persona dice una cosa e l'altra ne dice un'altra, quindi a questo punto assolutamente tu hai sbagliato perché qua non è così che si ragiona, cioè, ma come sarebbe? Cioè, ma ragazzi, cioè, ma ci rendiamo conto? E poi ricordiamoci che una passione, bellissima, la passione animata ci sta, perché è una cosa bella, cioè vuol dire che c'è veracità, vuol dire che c'è voglia, però un conto è avere questa voglia di partecipare, di essere passionali, un conto è dire un sacco di cazzate. Cioè, queste sono due cose che c'è una linea molto sottile in mezzo a questa cosa qui, ma soprattutto il fatto che bisogna ragionare con la propria testa. Purtroppo noi tutti quanti per il 90, 80, 90% ragioniamo e pensiamo alle cose che ci sono state dette fin dall'infanzia. Con la tua testa cosa hai mai pensato? Cosa hai imparato? E questo che un tanto uno dovrebbe chiedersi. Io mi sono sempre detto, devo cercare di fare più esperienza possibile di me stesso su qualsiasi fronte. Anche qui su YouTube, che io la vivo proprio in tranquillità, la vivo proprio, cioè, per godermi questa esperienza creativa che io vivo qui, senza andare a pensare a chissà cosa. Però, appunto, cerco di fare la mia esperienza, il mio pensiero, e su questo io creerò qualcosa, una mia esperienza, appunto. Ma quante volte noi siamo condizionati e non pensiamo mai con la nostra testa? Mi riferisco soprattutto ai più giovani, che purtroppo oggi sono condizionati, io vedo, in maniera veramente esagerata. E per quello che dico anche, chi è sempre da questa parte della telecamera, comunque chiunque esso sia, deve sempre avere un senso di responsabilità di quello che fa e quello che dice soprattutto. Perché comunque in qualche modo influenzi dall'altra parte qualcuno. Sarà solo uno? Perfetto. C'era un mio amico filosofo, un professore di filosofia, mi diceva sempre questa cosa che era molto interessante. Mi diceva che, sai, una volta il cretino era al bar, diceva la sua cazzata e i 15 avventori del bar sentivano una stupidaggine e magari 5 o 6 venivano influenzati. Oggi il cretino si mette qua, dice delle stronzate della Madonna e può influenzare migliaia e migliaia di persone. E questa è la differenza. Quindi, attenzione. Torniamo però al discorso principale. Il discorso principale è sempre questo, cioè il discorso del fanatismo. Quindi noi, quando siamo concentrati sul nostro sim, sulla nostra cosa, su quello che facciamo, dobbiamo renderci conto di cosa veramente stiamo cercando. Poi, certo, compro un visore più figo, compro un monitor migliore, che ha migliori Hz, che possa essere tutto questo, è normale. Però non è pregiudicante, non si può dire no, ma tu non capisci un cazzo perché hai un volante di merda. Ma che razza di discorsi sono? Cioè, questo è allucinante. E purtroppo nel mondo del sim racer, come in tutti i mondi, ripeto, in tutti i mondi, vi ho fatto l'esempio anche della bicicletta, è così dappertutto, non è che... Però, visto che noi stiamo parlando di sim racing, io mi sento in dovere, soprattutto con questa mia rubrica delle riflessioni, di portarvi questa argomentazione. E quindi io con questa chiudo, vi lascio a questa riflessione. Ovviamente ognuno di voi dica la sua, io sono sempre qua e sono pronto a rispondere a chiunque di voi. Quindi con questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Mauri.